Azzurro oltremare, conservi intatto il fascino della tua origine orientale, colore delle onde abissali quando ti accosti al nero sprofondi in un dolore quasi inumano. L'ultimo angolo rimane bianco, somma di tutti gli altri colori e insieme rinuncia ad essi. Il bianco esprime nitidamente l'angoscia che si può provare davanti a una tela vuota. Oddio, chi è? Una volta non ti spaventavi così alla mia apparizione? Tu sei pazzo? Il mio cervello non ha bisogno di essere ricostruito. Ah no? E con chi stai parlando? Ho davanti a me un morto che dice che è venuto a salutarmi. È stato dimesso. Ha tirato giù il Cristo dal muro e se n'è andato. Niente confronto ai santi e alle madonne che ha fatto tirare giù a noi nei giorni di permanenza qui. Dici che è di nuovo ubriaco? Mi sa anche peggio. Oggi facciamo una lezione di nudo. La modella dovrebbe essere già pronta. L'ho chiusa nello sgabuzzino. Tu, che hai posato nuda per quell'indegno uomo. Quest'uomo sarà pure un indegno, ma non mi toccava con un dito durante le pose. Ti credevo un amico. Ma l'amicizia non si basa soltanto sui sentimenti. Non fare il patetico, Mattia. Sei un pittore fragile e sei anche un uomo fragile. Cristo, ma dov'è l'uomo a tua immagine e somiglianza? Cos'è la realtà adesso si scontra con la fantasia? Se tu odi, non soffrirai mai. Vuoi continuare a soffrire? No, voglio tornare ad amare. Resta forte e saldo quando lei ti sorride. È tutto ingannevole. È la falsità di un momento di abbandono. Aspettami, vengo con te. Mattia, conservami nel tuo ricordo, nei tuoi sogni. Ti senti un martire, tu? In un certo senso, sì. E allora smettila di amare. Odia, odia, odia. A volte succedono cose che ci spezzano la vita in un prima e in un dopo. Io ormai sono nel dopo. Non potrò più tornare indietro. La bellezza dura un attimo e ti lascia il suo bagliore negli occhi. Un solo attimo.